Buongiorno a tutti. Allora, oggi molto rapidamente volevo farvi vedere un software che è molto interessante per rispondere a una necessità oggi sentitissima, cioè quella della navigazione in anonimo o comunque del mantenimento di un buon livello di privacy. Questo sistema operativo che andiamo a vedere si chiama Tails. Tails non è nient'altro che, in una rapida semplificazione, un sistema operativo live, cioè che non ha necessità di essere installato sul computer in utilizzo e che permette di aggirare la censura e non lasciare tracce sul PC che viene utilizzato, perché gira esclusivamente sulla RAM e sulla chiavetta o sul CD-ROM da cui viene avviato. Non è un qualcosa di nuovissimo, diciamo, come tipologia di sistema, perché Tails è caratterizzato, come dice stessa nello stesso nome, da Amnesic Incognito Live System. Tails non ricorda, quindi è amnesico. Mira a preservare l'anonimato online e può essere avviato praticamente in modo indipendente dal sistema operativo, perché essendo basato su Debian permette la live con sistemi 32 bit o 64 bit con le varie architetture i 386 e di 64 eccetera. Quindi è uno strumento ideale da tenere in tasca per accedere a una rete e mantenere un ottimo grado di anonimato. Come dicevo, non è nulla di nuovo, nel senso che è basato principalmente su un'installazione live di Debian New. Attinge e combina in un unico strumento tutti quelli che sono gli strumenti migliori che abbiamo attualmente sul mercato, cioè OpenBGP come protocollo, Tor per la gestione del network e così via. Protegge i dati della chiavetta, quindi anche se eventualmente si venisse a smarrire la chiavetta o si dovesse abbandonare la chiavetta, i dati che sono sulla chiavetta stessa non sono accessibili, perché all'avvio la chiavetta viene ripulita e allo spegnimento stesso la chiavetta fa un wipeout di tutti i dati, cioè tutti i dati che sono stati temporaneamente salvati sulla chiavetta vengono sovrascritti in modo da essere non recuperabili se non con uno sforzo veramente notevole. Inoltre ha anche alcuni sistemi particolari per la protezione della digitazione della password. Non sono dei sistemi perfetti, ma li vedremo passando avanti. Anonimizza, questa è una cosa molto importante, anche i metadati dei file che noi ci troveremo a inviare usando questo sistema operativo. Non è una cosa fondamentale perché non garantisce un livello di sicurezza totale, ma diciamo che è già un buon inizio. E inoltre supporta OpenBGP per la firma delle file. Andiamo a vedere in modo forse più preciso cosa fa. È un pacchetto pronto all'uso che io scarico e posso utilizzare con una chiavetta USB o un DVD, e mi permette di basarmi su Debian, che è uno, a mio parere, uno dei migliori sistemi operativi attualmente sul mercato. Sicuramente è un sistema operativo con una grandissima attenzione tecnica, un sistema operativo con pacchetti molto completi e molto ben curati, e un sistema operativo che è mantenuto
da una comunità estremamente attenta sia ai problemi tecnici, infatti i pacchetti Debian hanno, diciamo, dei paletti molto, molto precisi e un livello molto alto prima di essere considerati stabili. Oltre a questo c'è un'etica del gruppo che mantiene il sistema Debian molto attenta sia alla privacy che a tutta una serie di principi democratici, molto interessante da analizzare. Chi poi ha tempo, secondo me, può spendere un paio di giorni a leggersi tutto il lavoro che è stato fatto per creare questo sistema operativo, perché vale veramente la pena approfondirlo. È la base di tutte le distribuzioni principali, tranne Arch Linux e poche altre, è la base delle distribuzioni principali di Linux che troviamo in uso comune. Ubuntu, per dirne una, Kali Linux, Elementary OS, Raspbian, che è la versione per i Raspberry Pi, Nopix, StreamOS, SteamOS, che sta cominciando ad avere un buon successo tra i giovani perché è il sistema più utilizzato per le Steambox per l'uso dei videogiochi. Ecco, questa è la base fondamentale a livello tecnico su cui si basa Tails, cioè un sistema ottimo, stabile e mantenuto sempre moderno con una certa costanza. Oltre ad avere una buona infrastruttura, Tails implementa Lux. Lux è un sistema che è diffuso ormai quasi a livello di principe del mercato come software per la crittografia dei dati su disco, ovvero quando io scrivo i dati su disco posso riuscire a crittarli, cioè a scriverli con una codifica che rende estremamente difficile andarli a aprire senza le relative password. Cosa succede? Quando io ho dei dati scritti su un disco e mettiamo, perdo una chiavetta USB, ho la possibilità di mantenere i dati al sicuro per un periodo di tempo sufficiente e ho la possibilità di farlo grazie a questo software. È estremamente semplice, agisce in automatico e ci permette di utilizzare pochissime risorse di tempo perché agisce veramente in modo seamless. L'altro caposaldo del funzionamento di Tails è l'integrazione completa con Tor. Tor è un sistema che permette il routing, cioè l'estradamento delle connessioni tramite le reti Onion. Si chiamano reti Onion perché sono delle reti gestite in modo da avere una crittatura a strati, quindi a strati come le cipolle in inglese Onion, e che permettono una elevata anonimità, non completa ovviamente perché DSP e altri possono riuscire con metodi statistici o con analisi dei pacchetti in entrata e uscita, possono riuscire a risalire grosso modo all'utilizzatore, però è molto difficile e parliamo proprio di casi veramente estremi. In generale utilizzare una rete Tor garantisce un livello di anonimato sufficiente e ci permette anche di aggirare, cosa più importante, i blocchi di molti servizi, perché quando io entro su un nodo Tor il traffico da un nodo Tor all'altro e poi dall'uscita di questo, chiamiamolo,
campi. Facciamo un esempio, in alcuni paesi ci sono dei blocchi per i più comuni sono quelli sulla pornografia. Se uno va a cercare un testo di Darwin in uno di quei paesi non ha accesso ai dati su quel testo, perché tutte le ricerche mandano a documenti che contengono numerose volte la parola sex e quindi vengono bloccati nello scaricamento. La cosa ridicola è che accedendo a una normale rete, ad esempio a Dubai, è quasi impossibile, tranne per alcuni hotel che hanno accessi particolari, è quasi impossibile ottenere Darwin, leggere un'opera di Darwin scaricandola da internet, per questo motivo, perché ci sono dei blocchi che impediscono completamente l'accesso a questi dati. Con il protocollo Tor si può riuscire a girare questo problema, e questo ovviamente si applica a questo problema secondario come a problemi più importanti, come ad esempio l'accesso a siti di news internazionali e altre cose del genere, con il senso. Ma forse anche l'intelligenza è quella standard, non quella di sicurezza. E io sinceramente questa l'ho sperimentata personalmente, quindi sono rimasto un po' perplesso, però sono delle situazioni che capitano in continuazione, molti siti sono non utilizzati, ma è una cosa che diciamo ci si trovano anche molti ragazzi italiani quando ad esempio vogliono scaricare un film e hanno bisogno di accedere a dei siti che sono bloccati dagli SP italiani per altri motivi. Qui si possono aprire mille discussioni, però si può utilizzare la stessa tecnologia anche per una situazione diversa. OpenPGP è uno standard per la cifratura dei messaggi. Questo è fondamentale perché OpenPGP, che è integrato in tutte le applicazioni di messaggistica che troviamo su Teams, permette di criptare e decriptare le email impedendo la maggior parte degli attacchi, ovvero praticamente permette di utilizzare una chiave privata e una chiave pubblica per lo scambio dei messaggi, evitando attacchi di vario tipo come il mail-in-the-middle o problematiche simili. E fondamentale anche questo per il discorso del mantenimento della privacy e per evitare che le mail vengano sia intercettate sia modificate da un soggetto terzo. Se su qualcosa sono poco chiaro o poco preciso, ditemelo, interrompetemi in ogni momento perché non ci si formalizza, penso. HTTPS invece è un'estensione per browser che è integrata direttamente sul Tor browser. Il Tor browser, di cui forse non vi ho parlato prima, è semplicemente una versione preimpostata di Firefox, quindi estremamente semplice e uno strumento che avrete avuto in mano moltissime volte. Cosa fa HTTPS Everywhere? Forza automaticamente nel browser su cui è installata l'utilizzo delle connessioni HTTPS anche dove non richiesto. Questo è fondamentale perché permette di evitare che ci siano delle sostituzioni, ad esempio con dei registradamenti, e che qualcuno possa ricevere le informazioni che io spedisco e fingersi un server
solo dopo averli letti o codificati. Questo è fondamentale sempre per quel tipo di attacco che vi dicevo prima, man in the middle, cioè io ricevo un'informazione, la apro, la leggo, poi la ricompilo e la rimando a qualcuno. Generalmente questo, dove non è utilizzato questo sistema, è possibile perché passando una chiave pubblica errata, chi utilizza questo tipo di attacco si finge il destinatario reale. E è un problema molto serio perché è molto difficile riuscire ad accorgersi che questo attacco è in corso fino a quando ormai le conseguenze non sono manifeste. È disponibile, se qualcuno lo vuole utilizzare, per la maggior parte dei browser che ci sono in commercio. È disponibile sicuramente per le versioni più aggiornate, per Chrome, Firefox per Android e Opera, ad esempio. OTR, invece, off the record, che vuol dire in via confidenziale, è un altro interessante strumento che ci permette di crittografare instant messaging. Questo ha delle caratteristiche ovviamente diverse dalla crittografia che utilizziamo per i messaggi mail. I messaggi mail hanno generalmente una necessità, quello di garantire l'autenticità e l'individualità delle persone che stanno comunicando, cioè io devo sapere che sto comunicando con Tizio invece che con un Caio generico. Sui messaggi istantanei invece è importante a volte proprio il contrario, è importante non poter attribuire con certezza la fonte di una discussione. Questo perché? Perché se io scambio alcuni messaggi, ad esempio, se in via confidenziale una persona manda un messaggio alla magistratura dicendo guarda, c'è nel mio ufficio una persona che sta rubando ma non posso dirgli di sì perché se no per qualunque cosa mi licenziano, mi denunciano per aver regalato il segreto d'ufficio, mi fanno la pelle, ci sono tanti motivi vari per non dire chi si è. Bene, in questo modo si ha la possibilità di inviare un messaggio senza essere identificabile in modo univoco. In questo modo c'è la possibilità di mantenere un minimo di anonimità, ma di garantire che una sessione è avvenuta tra due persone. È una cosa un po' complicata, ma ha i suoi vantaggi. L'ultimo sistema tra quelli diciamo più particolari su Tail è MAT. MAT è un ancora in fase piuttosto sperimentale, quindi non garantisce il funzionamento su tutti i metadati e su tutti i formati di file. Però per quanto riguarda ad esempio PDF, PNG, JPEG, è un ottimo livello, veramente un ottimo livello. Cosa fa MAT? Quando io scatto una fotografia, ad esempio, la macchina fotografica o il telefonino salvano tutta una serie di metadati insieme ai dati dell'immagine, ad esempio la geolocalizzazione, l'orientamento della fotocamera, l'inclinazione della fotocamera, nomi utenti, connessioni al wifi, se utilizzo una macchina che è connettibile al wifi, salvano data e ora della fotocamera, dello scatto. Tutte le volte che io vado a modificare quella foto, ad esempio con GIMP o con Photoshop, io cosa faccio? Vado ad aggiungere altri metadati che mi identificano in modo sempre più preciso, perché ho quella macchina fotografica o quel telefonino, ho quel sistema operativo con quella versione di programma per la manipolazione dati, eccetera, eccetera.
vede la mia faccia, è un po' difficile negare che sia stato io a fare quella foto. Oppure se io scatto una foto a un qualcosa che voglio rendere pubblico e c'è una vetrina che riflette la mia immagine, una cosa più stupida che può capitare quando si scatta una fotografia, ma capita spesso, io sono completamente identificabile e Matt non può fare assolutamente niente. Quindi dati contestuali, grafici, di watermark, ad esempio sovraimpressioni sulla stampata, sulla grafica dell'immagine, bene, quelli non verranno eliminati da questo software, però quindi si spera che uno, prima di mandare del materiale di una certa importanza, che deve rimanere anonimo, ci dia un'occhiata, ecco. Comunque, per tutto il resto c'è Matt, funziona in modo molto efficace, lo dico per averlo provato, con PNG, JPEG e PDF, con alcuni formati Microsoft ad esempio è molto molto poco efficace ancora, quindi io se ricevete un formato con punto doc e volete spedirlo utilizzando Tails, vi sconsiglio di farlo, perché copiarsi i dati sul blocco note e poi da lì copiarli su un formato un pochino più sicuro, più documentato. Però, insomma, è già una buona automazione che ci permette di fare un attimo il lavoro noioso di andarsi ad aprire un file e cercare tutti i contenuti. Gli usi pratici di Tails sono enormi. Chiunque può avere la necessità di utilizzare Tails, semplicemente anche per non far sapere i suoi acquisti, non far sapere la sua navigazione. In molti paesi, ahimè, i reati d'opinione sono molto diffusi e puniti anche in modo molto grave, quindi anche semplicemente fare una chiacchierata con degli amici può essere qualcosa che ti può garantire quei 4-5 anni di galera, non è proprio una cosa piacevole, e quindi Tails diventa utile per chiunque. Per alcune categorie di persone invece è molto utile anche nella nostra realtà quotidiana, ad esempio per dei giornalisti che hanno la necessità magari di ricevere informazioni da delle fonti in modo anonimo, oppure di comunicare con degli altri colleghi in modo anonimo. A Malta recentemente è successo qualcosa a una giornalista che è stata fatta letteralmente saltare per aria dopo aver lavorato su uno dei più grossi scoop degli ultimi anni, i famosi Panama Papers. Ecco, è una persona che molto probabilmente, se non usava Tails, usava dei sistemi molto simili per proteggere le sue informazioni, perché parliamo comunque di persone che rischiano la vita tutti i giorni per fare il loro lavoro. Personale di ONG e attivisti, i luoghi dove non c'è libertà di espressione, per comunicare con collaboratori e altro, devono utilizzare degli strumenti di protezione della privacy e delle informazioni scambiate. Personale delle aziende in viaggio di lavoro, ad esempio, che hanno difficoltà a utilizzare un computer perché in alcuni luoghi c'è da fare delle operazioni piuttosto complesse per la configurazione, e allora è molto più semplice portarsi dietro in tasca uno strumento che contiene tutti i parametri già pronti e ci dà la possibilità di connetterci a internet con un buon grado di sicurezza. Questi sono già delle cose meno fuori dal mondo, dal nostro mondo locale, e però cambiano molto la situazione, anche perché portarsi dietro dei dati molto spesso in alcuni posti significa abbandonarli all'utilizzo del DSP. Non è una novità che in Cina fino a pochi anni fa era uso comune ripulire
accessibili di chi si occupava di inviare mail di lavoro, quindi progetti, informazioni commerciali e altro potevano essere presi dal traffico, dall'ISP, e in Cina l'ISP è legato molto strettamente al governo, e potevano essere venduti o rigirati a chi fosse più interessato. Tails è semplicissimo, queste sono le uniche due operazioni che vanno fatte per farlo partire: inserire un DVD o inserire una chiavetta avviabile, cioè non c'è da fare veramente nient'altro. Per avere una massima sicurezza nella creazione di Tails si può suggerire di creare prima una versione temporanea di Tails e poi, tramite la versione temporanea di Tails, creare un'altra versione per avere un doppio livello di sicurezza. Se avete un computer molto ben tenuto, può anche non essere necessario. Se volete essere veramente sicuri, è un passaggio che richiede al massimo un'ora di lavoro, quindi non ci vuole niente. Scaricando le seguenti istruzioni che ci sono sul sito si fa veramente un attimo. Come usare Tails è esattamente come usare qualunque altro Linux. La cosa importante e interessante di Tails è che gli strumenti funzionano in modo integrato. Io posso anche creare una versione mia di Tails senza chiamarla così, utilizzando gli strumenti che preferisco. Quello che lo rende vantaggioso è il fatto di poter scaricare una versione già pronta, già controllata, sempre aggiornata, con tutti gli strumenti già integrati. Quindi io non dovrò fare altro che accedere al sistema operativo, far partire la rete Tor e eccomi, con Firefox posso già navigare. Non serve nessun altro accorgimento particolare. Vi notate che nello screenshot c'è la tastiera virtuale, che è importante, perché Tails non può proteggere da tutto, ovviamente. Nell'ordine, hardware modificati e keylogger. Questi sono due problemi che ancora si vedono in qualche azienda qui da noi, quindi in contesti più problematici sono sicuramente più diffusi. Tails non può proteggere da dispositivi di cui è ignaro, ovviamente, o da dispositivi nel cui firmware ci sia un sistema di tracciamento. Questo cosa significa? Un keylogger, ad esempio, è come un archivio USB che si pone tra la tastiera fisica, cioè il cavo della tastiera, e il computer su cui deve montare l'input, e che registra in una memoria interna tutti gli impulsi della tastiera. Il computer è ignaro della presenza di un keylogger e quindi il sistema operativo non lo può rilevare. Se c'è una situazione del genere, ovviamente non c'è la possibilità neanche con Tails di riuscire a bypassarla. Quello ci dà un problema. Se io voglio inserire una password di un account oppure dati in una carta di credito, come faccio? Posso utilizzare la tastiera su schermo, dove ho una buona probabilità, esatto, esattamente, perché i dati viaggiano sullo schermo, dentro al sistema operativo e non passando per l'input della tastiera, quindi è molto molto più difficile riuscire a intercettarli. Gli attacchi da BIOS e firmware sono anche quelli un grosso problema, perché il BIOS serve all'attivazione del sistema operativo, quindi viene prima il sistema operativo e ha una precedenza assoluta, quindi non è possibile andare a eliminare gli attacchi da BIOS, stessa cosa per quello che fermo. Per questo è molto importante continuare a richiedere e a cercare degli hardware liberi, open source, con firmware
questo ci garantisce di avere un hardware che noi comunque dobbiamo pagare e che comunque è un hardware che fa veramente quello per cui c'è stato bisogno. Se io ho un hardware che ho pagato e nel frattempo monetizza in qualche modo le informazioni che io faccio passare su quel computer, forse mi dovrei far dare dei soldi tra le altre cose. Alcune vulnerabilità di Tor, ad esempio, ci sono alcuni metodi che non possono essere bypassati da Tails e da Tor, come il monitoraggio degli exit node. Tor funziona in questo modo: io entro da un nodo, faccio un percorso all'interno di una rete interna a Tor e esco da un altro nodo. Se io faccio un dei dati che escono dalla rete, fuori da questa rete, e dei dati che entrano, parliamo quindi di un monitoraggio veramente ampio e veramente dispendioso, cose che possono fare agenzie di sicurezza, forze di polizia, governi, e neanche tutti, perché parliamo ad esempio di lavorare spesso in più nazioni, quindi parliamo veramente di fare un'azione molto ampie, sono molte poche le realtà che possono fare un controllo del genere, per fortuna. In questo caso non c'è la possibilità di avere una protezione totale, perché nello spazio, se io analizzo lo spazio precedente e il traffico dati prima di entrare nella rete Tor e analizzo quello successivo, posso facilmente i dati e trovare quali sono i pacchetti dati che sono stati scambiati. Se so più o meno da dove entra una comunicazione, so più o meno dove esce, posso identificare chi è l'intente e anche chi è il destinatario, a seconda di quello che mi sia importante identificare. L'ultima cosa, l'identificazione dal DSP con utilizzo di criptazione e Tor. Questo perché tutte le volte che io mi connetto Tails, non dico sto usando Tails, però dico sto usando l'implementazione, sto usando la rete Tor, sto usando tutta una serie di contromisure e accorgimenti, e questo non mi rende molto simile all'utente standard che si vede su internet. Probabilmente in un palazzo ci sarà una persona che utilizza questo sistema, anche grande città è molto difficile avere una grossa concentrazione di questi temi. Se DSP riesce a individuare una serie di connessioni che hanno queste caratteristiche, non è poi molto difficile riuscire a individuare chi sia realmente la persona che si è connessa con questa modalità. Ovviamente, se io devo mandare dei dati riservati, prendo, vado su un internet caffè, faccio quello che devo fare, me ne vado, prendo, trovo una connessione, una tanto da qualche parte e poi me ne vado. Questo dà una possibilità in più di essere mantenuto anonimo. Però parliamo sempre di casi in cui veramente stiamo andando a rompere le scatole, magari qualcuno di veramente difficile da gestire. Gli indirizzi utili per Tails e per questi altri progetti principali sono tailsbone.org, che è il sito web del progetto Tails, e lo consiglio anche perché stanno disperatamente cercando traduttori in italiano, quindi se qualcuno avesse voglia di investire qualche ora a tradurre un po' di documenti potrebbe essere utile. Basta anche per dare un'occhiata al materiale in inglese e familiarizzarci meglio. Buttare giù due appunti in una traduzione che ne darà anche poco tempo. Il sito web di Debian, perché comunque ricordiamoci che il sistema operativo in sé si basa su Debian, quindi buona parte di quello che è implementabile con un clip
già presente o è inseribile su Debian, quindi dateci un'occhiata, vale veramente la pena. Il sito web del progetto Tor, per chi voglia approfondire come funziona una rete Neumann, e il sito web di OpenBGP, che io consiglio caldamente.